Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo quarto video in cui faremo la nostra quarta sessione di allenamento in questa fantastica palestra digitale che ha creato iPro di Danone. Mi raccomando, preparatevi, prendete i vostri attrezzi, che possono essere degli attrezzi più o meno seri come potrebbe essere una panca o delle sedie vanno benissimo, dei manubri o anche delle bottiglie d'acqua o quant'altro. Aguzzate un po' l'ingegno e utilizzate quello che trovate a casa. Mi raccomando, state attenti. Siamo pronti e possiamo cominciare quest'altro allenamento full body. A tra pochissimo. Ok, cominciamo a questo punto con il nostro core, la zona centrale. Vi servirà un bastone. Questo è facilissimo. Io sto utilizzando un bastone appunto di una scopa, quindi un manico. E dobbiamo fare questo tipo di esercizio. Prendiamo il bastone, lo appoggiamo dietro la nostra testa, possiamo anche appoggiare le mani qui, quindi ci mettiamo in questa posizione. E dobbiamo andare letteralmente a lavorare con la zona dei fianchi, quindi dobbiamo chiudere in questa direzione, rimetterci dritti e chiudere in quest'altra direzione. Mi raccomando, dovete fare l'esercizio in maniera corretta. Non dovete, cioè quando voi fate l'esercizio, già l'ho detto anche negli altri video, non dovete semplicemente fare un movimento. Perché? Perché quando io vado a fare questo movimento col bastone, posso girarmi utilizzando tanti muscoli del mio corpo. Ma la cosa che vogliamo noi è andare a utilizzare i muscoli corretti. Quindi quando io mi vado a posizionare in questa posizione e vado a chiudere, devo riuscire a focalizzare l'esercizio sul muscolo di competenza. Perché io potrei anche leggermente girare in questa maniera, ma non sarebbe quello che vogliamo noi. Quindi dobbiamo chiudere con la muscolatura in maniera corretta. Possiamo a questo punto cominciare. Dobbiamo andare a fare praticamente 3 serie da 12 ripetizioni. E cominciamo con la prima. Quindi, posizione retta, gambe leggermente piegate e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Praticamente così sono esattamente 6 ripetizioni per ogni lato. A questo punto andiamo a prenderci 15 secondi di pausa e poi cominciamo con la seconda serie. Perfetto ragazzi, cominciamo con la seconda serie. Prendiamo il nostro bastone, lo mettiamo nella nostra posizione corretta. Gambe leggermente piegate, schiena dritta e andiamo a cominciare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfetto, anche questa seconda ripetizione è completa. Adesso prendiamoci 15 secondi di pausa e cominciamo con la terza ed ultima serie. Perfetto ragazzi, possiamo cominciare con la terza ed ultima serie. Quindi cominciamo, ci mettiamo nella nostra posizione corretta e possiamo cominciare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfetto. Questa era la terza ed ultima serie. Adesso prendiamoci un po' di pausa e poi cominciamo con un altro gruppo muscolare. A tra pochissimo. Spero che vi siate riposati. Adesso cominciamo con i bicipiti. Questo è un esercizio che normalmente non si fa e vi spiego anche la motivazione. Io mi alleno da molto tempo in palestra, alleno in palestra ed è un esercizio che fatto in maniera un po' così potrebbe provocare qualche problema, soprattutto se si utilizzano carichi pesanti. Ma in questo caso noi stiamo facendo un esercizio a casa, quindi stiamo facendo un esercizio con pesi leggeri, non dovete utilizzare pesi pesanti.
e dobbiamo focalizzarci bene sull'esecuzione. Questo esercizio ci permette praticamente di allenare i bicipiti, ma nel frattempo fa lavorare in isometria le nostre spalle. Praticamente in cosa consiste? Solitamente si potrebbe fare con i cavi in palestra. Noi ci andiamo a mettere in posizione eretta, gambe leggermente piegate, schiena dritta, una mano qui per sostenere sostanzialmente. Andiamo a posizionare il nostro peso in questa maniera, quindi stiamo lavorando sostanzialmente di isometria con la spalla, perché questo movimento lo fa la spalla. E poi dobbiamo semplicemente con il peso andare a tirarlo su, rimanendo ovviamente fermi con tutta quanta la struttura, in maniera tale da utilizzare solo e esclusivamente il bicipite. Quindi effettivamente non è proprio un esercizio per bicipiti focalizzato lì, però è, diciamo, multiarticolare, ci permette di allenare anche gruppi muscolari differenti in maniera differente, perché lì stiamo lavorando anche in isometria, e per il tipo di allenamento che stiamo facendo a casa va molto molto bene. Quindi a questo punto possiamo cominciare. Dobbiamo andare a fare tre serie da 8 ripetizioni, prima con un braccio e poi con l'altro. Quindi posizione eretta, gambe leggermente piegate, questa è la posizione di partenza, quindi si lavora in isometria, e si comincia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ora lavoriamo con l'altra. Quindi stessa posizione di prima e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, quindi mi raccomando, andate a posizionare bene la spalla. Il braccio deve essere parallelo al terreno e poi si utilizza solo il bicipite, però ovviamente stiamo lavorando anche di spalle. A questo punto 15 secondi di pausa. A dopo. Ok, ricominciamo. Piccola ulteriore puntualizzazione che vi può essere d'aiuto. Con la schiena dovete cercare di rimanere dritti. Perché? Perché è facile, soprattutto se si utilizzano dei pesi alti, quindi mi raccomando, utilizzate dei pesi bassi, inarcare la schiena per favorire il movimento. Quindi io potrei cercare, in un certo senso, di spostare la schiena per riuscire a tenere su il peso. Ma voi non dovete lavorare a pesi alti. Dovete utilizzare un peso che vi permette di mantenere un'isometria corretta, una postura corretta e di svolgere l'esercizio. Se dobbiamo lavorare con pesi di un certo livello, l'allenamento va fatto in palestra, ma non c'è bisogno per mantenersi in un buono stato di salute e per fare un corretto tipo di allenamento. Quindi cominciamo. Posizione di partenza. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. E ora cambiamo braccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa era la seconda serie. Adesso prendetevi 15 secondi di pausa e cominciamo con la terza. Bentornati, cominciamo con la terza ripetizione. Posizione di partenza, schiena dritta, gambe leggermente piegate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passiamo all'altro braccio. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Questa era la terza ed ultima serie. Adesso prendetevi un po' di pausa e continuiamo con l'altro gruppo muscolare.
Va bene, a questo punto arriviamo al petto. Per questo esercizio ci basta avere una panca, una sedia, un letto, un divano, un qualsiasi cosa che sia solido e stabile, quindi state attenti alle sedie sui pavimenti scivolosi, in cui ci possiamo appoggiare. Praticamente dobbiamo andarle a fare come le flessioni che noi facciamo a terra, però appoggiati sulla panca. Mi raccomando, la testa su. La schiena deve rimanere dritta, perché molto spesso le flessioni vengono fatte erroneamente. Infatti, se noi andiamo a guardare di profilo, vediamo che la schiena non è tenuta in maniera corretta. Per chi è un po' più avanzato di voi, può fare questo esercizio mettendosi dei pesi sopra la schiena. Come fa a mettersi dei pesi sopra la schiena? Facilissimo: si prende uno zaino, si mettono all'interno delle bottiglie d'acqua e si mette lo zaino addosso. A questo punto dobbiamo cominciare, dobbiamo andare a fare 3 serie da 12 ripetizioni. Quindi cominciamo, ci appoggiamo nella nostra panca, sedia o quello che sia, e cominciamo. Quindi, testa su, schiena dritta e scendiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Dovreste sentire un leggero bruciore a livello dei pettorali. Se lo state sentendo, vuol dire che state lavorando in maniera corretta. Se sentite un fastidio alla schiena o in altre zone, vuol dire che la vostra postura non è corretta. Quindi, se non siete riusciti a capire la posizione corretta tramite le mie spiegazioni, vi esorto ovviamente ad andare a cercarla su internet e poi continuare con l'esecuzione dell'esercizio. A questo punto, 15 secondi di pausa e poi riprendiamo. Bentornati, cominciamo con la seconda ripetizione. Ci mettiamo nella nostra posizione, gambe unite e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Perfetto, questa era la seconda serie. A questo punto dobbiamo prendere 15 secondi di pausa e poi cominciamo con la terza ed ultima serie. Pronti a cominciare con la terza ed ultima serie. Ok, possiamo cominciare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, con il petto abbiamo finito. Adesso prendetevi un po' di pausa e continuiamo con un altro gruppo muscolare. Bentornati, è tornato anche il mio bastone della scopa. Per questo esercizio noi andremo a fare i tricipiti. È un esercizio che potrebbe risultare interessante. Perché? Perché possiamo andare a utilizzare anche dei pesi leggermente più alti. Come dobbiamo lavorare? Utilizzeremo il nostro bastone come se fosse un bilanciere. Alle due estremità possiamo andare a legare anche due buste della spesa, due flaconi del sapone, quello che volete. L'importante è che ovviamente li legate bene, magari anche con del nastro adesivo, così non si muovono durante l'esercizio, onde evitare problemi. Mi raccomando, la sicurezza sempre prima di tutto. Dopodiché dovremo andare a posizionare le braccia con questa angolazione, portarlo dietro la testa e utilizzare semplicemente i tricipiti per lavorare. Quindi quando noi andremo a mettere dei pesi, possiamo lavorare anche a carichi più elevati. Quindi mi raccomando, utilizzate il bastone, fissate bene i carichi e lavorate ovviamente con un peso consono alla vostra attuale situazione fisica. Quindi cominceremo facendo 3 serie da 8 ripetizioni.
Quindi schiena dritta, potete sedervi su un supporto, vi consiglio rigido, anziché un divano o qualcosa. Per chi è un pochettino più avanzato, può sedersi anche senza uno schienale, però deve stare attento a mantenere la schiena dritta, altrimenti si può utilizzare una sedia tranquillamente e si ci può appoggiare. A questo punto cominciamo. Ci mettiamo nella nostra posizione e contiamo 8 ripetizioni. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Mi raccomando, come anche quando siete in palestra, questo esercizio va fatto sempre pensando al muscolo che stiamo utilizzando. Perciò, quando noi andiamo a metterci nella nostra posizione, dobbiamo evitare di fare questi movimenti con le spalle. Rimangono fermo, si utilizzano soltanto i gomiti e il tricipite, sia di un braccio che ovviamente dell'altro. A questo punto 15 secondi di pausa e poi cominciamo con la seconda ripetizione. Ok, possiamo cominciare con la seconda ripetizione. Stessa posizione di prima. Ci mettiamo e cominciamo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Questa era la seconda serie. Adesso 15 secondi di pausa e cominciamo con la terza. Perfetto, adesso che ci siamo riposati possiamo cominciare con la terza ripetizione. Quindi, solita posizione di partenza e si comincia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se volete, e dico se volete, potete fare anche un'ultima ripetizione mantenendo 12 secondi di isometria finale. Quindi una volta che avete fatto le 8 ripetizioni, rimanete in tensione, in isometria per 12 secondi. Però questo è soltanto per chi di voi ha un eccesso di zero e magari vuole fare anche qualcosina in più. Adesso prendiamoci un po' di pausa e cominciamo con un altro gruppo muscolare. Ok, a questo punto cominciamo con le spalle. Già le avremo belle riscaldate perché nell'esercizio dei bicipiti le abbiamo già utilizzate. Andremo a fare questo esercizio dove ci serviranno due manubri, o due bottiglie, o due fustini dei saponi, comunque due oggetti che hanno un peso, quindi anche dei pesi vanno bene, e facciamo le classiche alzate a 90. Quindi dobbiamo andare a piegare leggermente le gambe. Schiena in arcata, come se facessimo un angolo di 90 gradi. Però mi raccomando, non ci abbassiamo, non ci alziamo, rimaniamo fermi. Questa è la posizione di partenza, questa è la posizione di arrivo. Una cosa molto importante, non è questa la posizione di arrivo, è questa, perché se noi andiamo indietro, lavoriamo con i dorsali e non è quello che stiamo facendo adesso, magari lo faremo dopo. Intanto facciamo spalle. Quindi a questo punto possiamo fare 3 serie da 12 ripetizioni. Posizione di partenza, guardo in su, schiena dritta e si comincia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A questo punto 15 secondi di pausa e poi continuiamo. Ok, possiamo continuare con la seconda ripetizione. Posizione di partenza, schiena a 90 gradi, testa in su, petto in fuori e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Perfetto,
se state facendo questo esercizio bene, sentirete molto lavorare le spalle, anche con pesi bassi. A questo punto 15 secondi di pausa e continuiamo con la terza ripetizione. Ok ragazzi, cominciamo con la terza ripetizione. Gambe leggermente piegate, schiena dritta, in su a 90 gradi e cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, abbiamo finito con le spalle, adesso prendetevi un po' di pausa e continuiamo con un altro gruppo muscolare. Ok, cominciamo adesso con le gambe. Questo è l'ultimo esercizio per oggi. Andremo a fare degli squat con il peso frontale. Perché? Perché mi piace così. Sostanzialmente dobbiamo andare a fare degli squat tradizionali e le ultime due ripetizioni le dobbiamo fare a 5 secondi. Quindi facciamo 8 ripetizioni in tutto, di cui le ultime due a 5 secondi. Adesso vi faccio vedere come. Cominciamo. Dobbiamo scendere dritti, peso in avanti e scendiamo. 1, 2, 3, 4, 5, ora questa è 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ora un'altra 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Utilizzate un peso decente, senza esagerare, perché sentirete davvero un ottimo bruciore quando farete le ultime due ripetizioni. Adesso 15 secondi di pausa e cominciamo con la seconda ripetizione. Ok, cominciamo con la seconda ripetizione. Prendiamo il nostro peso, lo mettiamo frontale e possiamo cominciare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 5 secondi adesso, scusate. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, un altro, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, questa era la seconda serie, adesso 15 secondi di pausa e continuiamo con la terza ed ultima ripetizione. Perfetto, cominciamo con la terza ed ultima. Peso in avanti e si comincia. 1, ok, 2, 3, 4, 5, 6, 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, un altro, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok ragazzi, abbiamo finito anche questo gruppo muscolare, a questo punto prendetevi un po' di pausa e poi i saluti finali.
Spero che vi siate stancati, spero che vi siate divertiti e spero che abbiate fatto tutto in massima sicurezza, perché questo è lo scopo finale di iPro di Danone, creare una palestra digitale in cui chiunque si può allenare a casa, in sicurezza, lontano da questo coronavirus e mantenersi in un ottimo stato di salute. Come sempre, io sono il dottor Paolo Di Re, se volete seguirmi tramite i canali social, Facebook oppure Instagram, soprattutto Instagram. Siete liberissimi di farlo. Mi raccomando, state sempre sicuri e se posso darvi un consiglio, acquistate le bevande iPro di Danone perché oltre ad avere degli ottimi valori nutrizionali, e ve lo dico anche come medico, sono anche davvero davvero gustosi. Quindi mi raccomando, a presto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!